Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Bentornati a War Room Business. Oggi voglio parlarvi di Conserva Italia, un consorzio cooperativo con sede in provincia di Bologna che si occupa della conservazione e commercializzazione di frutta e vegetali. Lo facciamo con il presidente Maurizio Gardini, che presiede anche Conf Cooperative, e ne approfitteremo quindi per scattare una fotografia del settore in questo particolare momento storico. Benvenuto presidente, buongiorno. Grazie, benvenuta a lei. Che cos'è Conserva Italia? A Conserva Italia è un consorzio fra cooperative, ha poco più di 40 anni di storia, nasce alla fine degli anni 70 in Emilia Romagna, ma è diventato poi un consorzio nazionale con operatività in tutto il paese, con diversi stabilimenti, prevalentemente in Emilia Romagna, ma anche in Toscana nel Mezzogiorno, nel Salento. Lavora circa 10 milioni di quintali di materie prime, pomodoro, frutta e vegetali, mais dolce, borlotti, piselli, fagiolini. È un consorzio che nasce dalla disperazione dei produttori. Alla fine degli anni 70 c'era una crisi ortofrutticola, i produttori non sapevano dove collocare i prodotti. E da qui nasce la necessità, un'esperienza importante, fondamentale, lavorare insieme i prodotti e soprattutto collocarli sul mercato e soprattutto dargli un'anima che si chiamava Valfrutta, il primo marchio nella storia, la natura di prima mano, e poi un processo di crescita per linee esterne e per linee interne che è arrivato fino al dimensionamento di oggi, circa 1 miliardo di euro di fatturato, di cui 50-55% sul mercato domestico e l'altro 50% in tutto il mondo. Ecco, lei parlava di Valfrutta, tra gli altri marchi c'è anche Cirio, di cui ho letto tra l'altro un libro bellissimo in cui si ripercorre tutta la vicenda della costruzione di questa grande azienda. Qual è quindi Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby, qual è la filosofia quindi che li accomuna? Ma la filosofia è essere un'azienda a 360 gradi, che opera in tutti i canali, che opera sul canale retail, che opera lavorando per conto della distribuzione su quelli che sono i famosi marchi commerciali, quindi il marchio del distributore, e poi il mercato dell'oreca, hotel, ristoranti, bar e tanto estero. L'obiettivo è quello di valorizzare i nostri prodotti dandogli un'anima, rendere distintivo agli occhi del consumatore quello che è un grande sforzo produttivo innanzitutto, ma che diventa anche uno sforzo produttivo all'insegna di un certo modello di qualità che è stato nel passato quella che veniva definita con un termine tecnico magari non facilmente comprensibile, la lotta integrata, che era minore uso, nella sostanza, minore uso di chimica. E poi via via, con un'apertura verso modelli nuovi di produzione sulla sostenibilità ambientale, e quindi riduzione dei consumi di acqua, riduzione dei consumi di chimica, in nome di un prodotto più pulito, di un prodotto che in qualche misura guardi avanti verso le esigenze, le nuove esigenze del consumatore. E come si declina la sostenibilità? Perché quando si pensa appunto ad un settore che lavora la frutta, la verdura, i vegetali, si pensa appunto immediatamente al sostenibile. Ma noi la decliniamo a 360 gradi, è una punta a triangolo, nel senso che non ci può essere sostenibilità ambientale, che pure è fondamentale, se non c'è sostenibilità economica e se non c'è sostenibilità sociale. Sostenibilità sociale perché le nostre filiere devono essere delle filiere pulite, delle filiere che in alcune aree del Mezzogiorno declinano in termini molto particolari quella che è la legalità, ma sostenibilità sociale significa anche il rigoroso rispetto delle norme, il rigoroso rispetto dei contratti, che sembrano elementi, dei prerequisiti, ma in realtà non lo sono sempre da parte di tutti i soggetti economici. Poi significa
sostenibilità economica, perché deve sostenere tutta la filiera, in primis la produzione, i nostri soci, deve retribuire un giusto prezzo per il prodotto conferito dai soci. Sostenibilità ambientale significa farsi carico in ogni processo produttivo, nel campo e nella fabbrica, di un rispetto dell'ambiente, che significa innanzitutto preservare in campo l'uso dell'acqua e determinare equilibrio nel consumo della chimica, sia per quello che riguarda gli antiparassitari o quelli che sono i fitofarmaci, sia per quello che riguarda i concimi, che sono comunque indispensabili per la sostenibilità anche economica delle nostre produzioni. E in fabbrica poi significa anche qui un'attenzione al consumo dell'acqua. Le nostre sono aziende che assorbono quantitativi d'acqua importanti, soprattutto durante le campagne di lavorazione. Le potrei dire che nello stabilimento di Pomposa, che è in uno stabilimento in zona pre-parco del delta del Po, abbiamo un 50% di restrizione sugli scarichi. Noi ci siamo autoassoggettati al 50% del 50%, cioè a un 25%. L'acqua la consumiamo 7 volte dal processo più pulito al processo meno pulito, per poi avviare al depuratore e essere restituita. È quindi un'attenzione particolare che poi sugli scarichi, sui consumi e soprattutto sull'energia chiude il cerchio. A proposito di acqua, l'estate del 2022 purtroppo verrà ricordata come l'estate della siccità, e l'intero comparto che lei rappresenta, essendo anche presidente di Conf Cooperative, come ha vissuto appunto l'estate, come è andata la stagione estiva? Ma la stagione estiva è stata una stagione per alcuni versi drammatica perché paradossalmente più al nord che al sud. Al nord perché la siccità, anche dei mesi invernali, poi dei mesi primaverili, non ha consentito di alimentare le falde. Il Po è andato in secca quasi subito e l'irrigazione dei canali di derivazione del Po è andata immediatamente in crisi. Questo ha obbligato a un contingentamento dell'acqua e non ha consentito anche alcune produzioni tipicamente estive che avevano necessità di essere irrigate di un apporto idrico. E quindi abbiamo avuto una situazione di difficoltà. Poi man mano che la stagione è andata avanti, da metà agosto in avanti sono arrivate le prime piogge e poi c'è stata una notevole riduzione di acqua perché molte colture erano già arrivate in fase di raccolta, e quindi la situazione direi che si è quasi normalizzata. Però c'è un problema che è diventato un problema strutturale, non più congiunturale. Esatto. Non è che come ci si organizza, come si fa fronte, perché bisogna, appunto, un problema che potrebbe essere ciclico. Bisogna far fronte da un lato con la creazione di riserve d'acqua, e quindi occorre costruire dighe, ma anche piccoli laghetti aziendali, laghetti interaziendali. Occorre costruire dighe per contenere l'acqua, le precipitazioni dei mesi invernali, e custodirle per i mesi estivi. Ma poi bisogna assolutamente incentivare l'uso di pratiche agronomiche meno consumanti di acqua. L'irrigazione localizzata, la pacciamatura, le manichette sono tutte tecniche che consentono un notevole risparmio di acqua rispetto a quei classici rotoloni che noi vediamo, che il consumatore vede quando gira per le campagne, vede quei grandi rotoloni che irrigano a pioggia, consumando enormi quantità di acqua. Ecco, il rapporto si può ridurre anche del 70-80% in termini di consumi grazie all'utilizzo di altre tecniche che vanno fortemente incentivate e di contro bisognerebbe di contro che ci fosse un disincentivo per l'utilizzo di acqua, spreco di acqua, e un incentivo per
il consumo nazionale. Certo. Purtroppo la siccità è solo una delle note dolenti, perché l'altro aspetto è la crisi energetica. E assolutamente. Lei rappresenta circa 17.000 imprese, se non sbaglio. Quindi come stanno vivendo questa congiuntura economica? Quali sono i comparti più colpiti? Ma guardi, quali sono quelli non colpiti? Perché i comparti sono tutti colpiti. In primis stiamo parlando di agricoltura, continuiamo a parlare di agricoltura, tutti i processi produttivi che sono fortemente stagionali. La lavorazione del pomodoro si fa d'estate, la lavorazione della frutta si fa d'estate, la vendemmia si fa a fine estate, quest'anno poi anche con la siccità e con le alte temperature è un po' in anticipo. La concentrazione di queste lavorazioni d'estate, dove abbiamo avuto il picco del prezzo del gas, ha determinato un appesantimento notevole ai limiti della sostenibilità di tutte le imprese, ma anche le imprese del settore sociale hanno sofferto. Chi gestisce una casa di riposo dove le rette sono triplicate, quadruplicate, non c'è più la sostenibilità, ma anche chi gestisce un supermercato, chi gestisce un'impresa di costruzioni, chi gestisce un processo produttivo. Ecco, per cui la bolletta, il costo della bolletta è diventato veramente insostenibile per tutte le categorie, ed è per questo che abbiamo chiesto un intervento di ristoro nell'immediato. È chiaro che nel lungo occorrerà e dovremo fare altro. Esatto, lei dice che cosa si può fare nell'immediato e cosa poi a lungo termine. Guardi, nell'immediato, che significa ieri, occorrono dei ristori, degli aiuti, per quanto sarà possibile fare. Noi non chiediamo sforamenti di bilancio, perché oramai le emergenze sono diventate all'ordine del giorno. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra, l'energia, e quindi però chiediamo che gli extragettiti e anche il maggior gettito fiscale che lo Stato ha avuto, perché fatturare l'IVA su una fattura più alta, su un imponibile più alto, dà un gettito più alto. Ecco, e quindi abbiamo chiesto che gli incentivi arrivino sotto forma di credito d'imposta, anche se il credito d'imposta uno se lo gioca se ha degli utili o se ha dei versamenti o dei debiti nei confronti della macchina pubblica. Nella stragrande maggioranza sì. E quindi, ma poi occorre, questa sera o domattina, occorre lavorare per un prezzo al tetto del gas. Non c'è dubbio, noi non possiamo continuare a pagare il gas queste cifre, che sono frutto di tanta speculazione. Non è solo un problema di costo della materia prima, è una speculazione che riguarda tutti i processi e che vede coinvolti i forti poteri finanziari che stanno investendo e stanno speculando sul consumo di gas e sul consumo della materia prima. È un elemento di per sé contraddittorio che la finanza investa contro il processo produttivo, ma tant'è. D'altra parte, chi ha investito sui derivati o coprendosi sul gas ha oggi in mano un qualcosa che gli dà delle fortissime plusvalenze. Ecco, allora qui occorre un'azione di riequilibrio per impedire che avvengano queste cose. Ma poi bisogna avere l'occhio e l'attenzione a domani. E domani significa le regole per la giusta incentivazione delle energie rinnovabili. Noi dobbiamo spingere, lo dico però con grandissimo equilibrio e con grande pragmatismo. Noi non abbiamo nel breve periodo, 10 anni, che non è proprio un breve periodo, non abbiamo la possibilità concreta di essere autosufficienti con le energie rinnovabili. Premesso che prima di avere le autorizzazioni per fare un impianto di energie rinnovabili si scatena tutto il territorio. E quindi occorre anche in qualche misura, se la priorità
sono le energie rinnovabili, occorre rimuovere quelle cause per cui l'ultimo comune di un territorio può impedire la nascita di un parco eolico. Se l'esigenza primaria è il bene... Voi avete avuto problemi in Basilicata, giusto? Sì, noi abbiamo avuto problemi in Basilicata perché è cambiata la giunta regionale e ha modificato, aveva costruito la propria campagna sulla discontinuità energetica e abbiamo avuto problemi, ma ormai i problemi sono un po' ovunque, sia che gli impianti siano nel mare, siano offshore, sia che siano in terra. E d'altra parte, l'energia eolica ha un elemento di favore o di vantaggio, che è un'energia più continua e che si integra bene con l'energia solare, perché l'energia solare, il fotovoltaico, si produce quando c'è il sole e quindi si produce il picco di energia e poi c'è una discontinuità rispetto alla produzione e al consumo e quindi c'è il problema degli accumulatori. Che è il problema oggi più difficile, perché i pannelli se ne potrebbero fare per milioni di giga, si potrebbe sicuramente coprire, ma c'è il problema di rendere compatibile la produzione con il consumo. L'energia eolica, il vento tira anche la notte e quindi si produce anche con maggiore continuità. Ma dico che il processo è più lungo sulle rinnovabili proprio perché il tema è produzione ma accumulo. L'energia si produce, poi va accumulata per quando il consumatore la richiama. Perché il consumatore... Gli investimenti in rinnovabili quanto hanno aiutato in questo momento? Beh, le rinnovabili hanno sicuramente aiutato perché hanno consentito di avere un costo più basso per chi ha investito sulle energie rinnovabili. Quindi è stato sicuramente un vento che ha soffiato alle spalle. E ho un'ultima domanda per lei. Qual è quindi il rischio? Cioè, se non si riesce a trovare appunto una soluzione, a cosa si va incontro? Beh, si va incontro a un indebolimento, a una non competitività delle nostre filiere, del nostro paese, perché poi abbiamo anche il confronto con altri modelli, con altri paesi, che hanno fatto anche delle scelte energetiche diverse. Penso alla Francia, che ha fatto la scelta del nucleare, oggi ha a disposizione un'energia a prezzo decisamente più concorrenziale. La Germania è un po' messa come l'Italia, al di là delle polemiche ultime, se paga il gas russo come l'Italia o se lo paga di meno, ma questo è un elemento che riguarda il governo, la diplomazia e l'Europa. Che le regole devono valere per tutti, però diciamo è molto dipendente dalle energie di natura fossile, di derivazione fossile, quindi sente, avverte in qualche misura come il nostro paese la necessità di accelerare su un processo di trasformazione. Coloro che arriveranno primi avranno un vantaggio competitivo. Bisogna però creare anche le condizioni per cui le aziende, ma anche le famiglie investano. L'investimento sulle rinnovabili non può essere solamente affidato all'Enel o alle grandi società che investono. Deve essere un investimento diffuso. Noi abbiamo sollecitato e sostenuto la nascita delle comunità energetiche che sono una risposta dal basso che anche le famiglie, le piccole imprese, costruiscono per darsi una risposta in termini di autoapprovvigionamento. Non basta, cioè non è necessario avere grandi capitali per dar vita a una comunità energetica, occorre mettersi insieme e affidare a un qualcosa che gestisce le esigenze comuni e si fa un minimo di massa critica che consente di dare delle risposte a una propria comunità. È un modello sicuramente che va diffuso, che andrà ampliato perché la scommessa dell'energia rinnovabile è di tutti, non è solo di qualcuno.
Lato consumatore, non teme che il minor denaro a disposizione porti a sacrificare poi la ricerca della qualità del prodotto e quindi possa essere un ulteriore danno per aziende come la vostra, come la sua? Ma guardi, sono molto molto preoccupato. Il consumo arriva un attimo dopo. Sono molto preoccupato perché il Covid e poi la situazione di crisi che è arrivata, la crisi energetica, divide il paese in due. Divide anche le cooperative in due. Divide i territori in due. Noi abbiamo dal nostro osservatorio cooperative che continuano a fare un buon bilancio e che si difendono decisamente meglio, e cooperative che sono più in crisi, cooperative che non ce la fanno. Così succede per i nostri cittadini. Abbiamo un paese spaccato in due. Quelli che ce la fanno e risparmiano, aumentano i risparmi nei conti correnti delle banche. E quindi è un segno che evidentemente c'è tanta liquidità, ma non a disposizione di tutti e non per tutti. E aumenta di contro le povertà. E quindi in questo paese che si spacca in due, chi è scivolato sotto la soglia di povertà sarà costretto a novembre, dicembre, a decidere se pagare la bolletta e scaldarsi o fare la spesa. E quindi è chiaro che diminuendo il potere d'acquisto, è chiaro che il consumatore si indirizzerà verso il primo prezzo, verso anche quei prodotti che non hanno quei requisiti di qualità, o che hanno dei requisiti di minore qualità. Penso che l'obiettivo sia di consentire a tutti di poter mangiare senza mettere a rischio la spesa e senza mettere a rischio soprattutto la qualità dei prodotti. Deve esserci un'azione di controllo, di governo e di responsabilità anche delle aziende produttrici e anche delle catene distributive, perché una bottiglia di passata di pomodoro deve essere una bottiglia di passata di pomodoro, non può essere una bottiglia dove c'è metà contenuto di pomodoro e viene diluito e si fa una passata più liquida, ecco, perché per avere il prezzo, perché l'acqua costa notoriamente meno rispetto al pomodoro, esemplifico. E quindi dovremmo essere tutti impegnati. È chiaro che questa situazione non toccherà tutti i comparti produttivi allo stesso modo. Ci sono dei prodotti più Certo. basici, e i prodotti più basici toccherà sicuramente il vino, dove abbiamo visto già adesso diminuzione di volumi, toccherà di meno la pasta, perché un piatto di pasta e pomodoro, tutto sommato, ha un costo, anche se lievitato di un 15-20%, un costo abbordabile, Certo. impoverisce la dieta e impoverisce la spesa. Ecco, e quindi speriamo che questo sia un fenomeno fortemente provvisorio, e soprattutto speriamo che da parte del governo ci siano delle misure che sostengono le povertà, ma sostengono anche i settori più fragili. Presidente, grazie. Grazie mille di essere stato con noi. Ci Grazie a lei. lasciamo con questa speranza e speriamo che i consigli e i suggerimenti che vengono da lei e da tutto il mondo economico vengano accolti. Quindi grazie ancora, grazie a tutti coloro che ci hanno Grazie. seguito e ci vediamo alla prossima puntata di War Room Business. Arrivederci.